Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Prima di cominciare voglio ricordarvi uno degli sponsor di questo podcast, il beer shop online 1001 Beer. Sul sito di 1001 Beer troverete una grande varietà di birre artigianali per soddisfare la vostra voglia di buona birra. Inserite il codice BARLEY1001 in fase di acquisto per ottenere subito uno sconto del 5% su tutte le birre che avete messo nel carrello. Oggi parliamo di un film danese del 2020, attualmente disponibile su Apple TV, e cercherò di fare il bravo e farò meno spoiler possibile. Il titolo del film è Druk, scritto e diretto da Thomas Vinterberg, con protagonista Mads Mikkelsen, e prodotto dalla Zentropa Entertainment. Vi dico subito che io sono di parte, il cinema danese su di me ha un fascino particolare. Quello che hanno fatto Lars von Trier e i suoi colleghi del Dogma è veramente qualcosa di unico nella storia del cinema europeo contemporaneo. Per chi non lo sapesse, nel 1995 i due registi danesi, Lars von Trier e Thomas Vinterberg, stilarono una serie di regole nate per contrastare l'eccesso di effetti speciali digitali che in quel periodo regnavano sovrani. Queste regole, chiamate Dogma, prevedevano di girare il film in loco, quindi senza scenografie, senza luce artificiale, quindi solo con luce naturale, di girare con il sonoro in presa diretta, quindi niente musiche montate in post, niente colonna sonora. Inoltre prevedevano di usare la telecamera solo in spalla. Prevedevano anche che il film doveva essere ambientato qui e adesso, quindi non poteva né essere un film storico né un film di fantascienza. E la cosa più curiosa è che il regista non doveva essere accreditato, quindi la cosa più importante era il prodotto finale e non il nome del regista. Con questa provocazione i due registi attirarono l'attenzione di tutto il mondo e effettivamente riuscirono a creare un vero e proprio movimento cinematografico, tra l'altro in un paese come la Danimarca, che come unico riferimento di grande cinema aveva Dreyer, quindi una tradizione di cineasti quasi inesistente. Il primo film ad essere girato con queste regole del dogma è stato Festen nel 1998, proprio da Thomas Vinterberg. Chissà, magari un giorno ne parleremo in questo podcast. E per farvi capire l'impatto che ebbe sull'universo cinema, vinse il gran premio della giuria al Festival di Cannes di quell'anno. E quindi di fatto questi due registi, che ai tempi non erano neanche trentenni, riuscirono veramente a riscrivere le regole del cinema. Il Dogma è stato dichiarato finito come esperimento nel 2005. Seguendo queste regole sono stati prodotti all'incirca 35 film. Ma torniamo a Druk. Siamo nel 2020 e Vinterberg firma quello che per me è il suo capolavoro, Druk, che in danese vuol dire sbronzo. Protagonisti del film sono quattro amici, quattro professori di un liceo nautico di Copenaghen, e tutti e quattro, in modi diversi, rappresentano un po' la crisi dell'uomo moderno all'interno della società. Sono quattro uomini di età adulta, hanno tra i 40 e i 50 anni, che però vivacchiano e non sanno bene qual è il loro posto nel mondo. Sì, sono dei professori, sono dei genitori, sono dei mariti, ma vivono tutto in uno strano equilibrio un po' rarefatto. Durante una scena i quattro amici iniziano a parlare della teoria di uno psichiatra svedese, Finn Skårderud, secondo la quale l'essere umano è nato con un deficit di alcol dello 0,05%, e questo gli impedisce di far performare al massimo la sua psiche. E quindi, un po' per scherzo, questi quattro amici decidono di bere alcol tutti i giorni e più volte al giorno per tenere la soglia di tasso alcolemico sempre sopra questo 0,05 di deficit. Ed effettivamente i risultati sono incredibili. Migliorano sul lavoro, migliorano nella relazione interpersonale, addirittura le loro mogli li trovano più interessanti e più affascinanti. E siccome l'esperimento sta funzionando, decidono di alzare la posta. Decidono di alzare la soglia a un grado e quindi decidono di bere bevande sempre più alcoliche e con una frequenza sempre più ravvicinata. Ed è molto buffo perché girano sempre con questi alcol test
per verificare il loro tasso alcolemico. Ma presto perdono le redini dell'esperimento e iniziano veramente a sfiorare l'autodistruzione. Quindi decidono di interrompere definitivamente l'esperimento e di tornare alla normalità. Tutti riescono a fare questo percorso di ritorno alla normalità, tranne uno di loro che diventa effettivamente alcolizzato e viene addirittura licenziato dalla scuola. E qui il film pone la domanda più interessante, e cioè: l'esperimento di questi quattro amici era solo veramente un gioco, un esperimento, o era un test per la società in cui vivono? Cioè, che cos'è socialmente accettabile per un uomo? Che cosa vuol dire essere socialmente accettato? Superare il limite, in questo caso della dipendenza dell'alcol, ti rende immediatamente un borderline, un emarginato. Druk è un film unico nel suo genere. Raccontato così sembra quasi drammatico, invece vi assicuro che è quasi una commedia brillante, molto coinvolgente e interpretato benissimo. È un raro esempio di film che racconta l'uomo moderno, che è un tema secondo me molto difficile da trattare nel cinema senza cadere in banalissimi stereotipi che sinceramente odio. Il film ha vinto l'Oscar nel 2021 come miglior film non prodotto negli Stati Uniti, e qui mi sento di tornare a quello che ho detto all'inizio dell'episodio, che veramente questi registi, con delle idee forti ma semplici, sono riusciti a portare la Danimarca al centro del mondo. Il film è anche una riflessione sulle dipendenze. L'essere umano è dipendente da tantissime cose. Siamo dipendenti, per esempio, dalla tecnologia, e storicamente siamo dipendenti dal tabacco, dalle droghe e dall'alcol. Anche se credo che l'alcol nelle nostre vite abbia un ruolo particolare, perché non è solo una dipendenza, ma è anche legato a un concetto di divertimento, a un concetto di crescita. Si inizia a bere per dimostrare di essere diventati grandi, si può bere per sfida. L'alcol, soprattutto nella società danese, ha un ruolo molto particolare. Io ho passato l'ultimo anno di università in Danimarca e ricordo benissimo che alle 4 del pomeriggio del venerdì tutti iniziavano a bere, gli studenti, i professori, cioè crollavano le gerarchie e ogni angolo del campus diventava un cosiddetto Fredag bar, quindi il bar del venerdì. E per chi non è abituato a questa cosa, vi assicuro che creava non poco imbarazzo. Ma come succede ai protagonisti del film, Druk, ci si chiede qual è il limite, cos'è veramente accettato e accettabile nella società che ci circonda quando parliamo di dipendenze o quando parliamo di alcol. Anche perché io lo faccio di lavoro, io lavoro per un birrificio e in questo podcast parlo di birre, io vendo alcolici. La grande difficoltà è proprio quella di far capire che non proponiamo solo il prodotto alcol, ma stiamo veramente cercando di proporre una cultura alternativa del bere. Non beviamo perché in quello che beviamo c'è dell'alcol, ma beviamo perché quello che beviamo ci piace. Una piccola nota a margine che riguarda questo film: durante le riprese di Druk, il regista Thomas Vinterberg ha perso una figlia. Ha perso una figlia in un incidente stradale mentre era in Africa e, convinto dal cast e dalla crew, ha deciso di continuare e di portare a termine il film, proprio perché il film parla di vita e vi assicuro che, guardandolo, questa voglia di ricominciare, questa grande voglia di vivere, traspare. È molto molto coinvolgente. E quello che è successo al regista e quello che succede ai personaggi di questo film è un po', secondo me, un insegnamento per noi uomini di oggi. Non dobbiamo farci distrarre, non dobbiamo farci abbattere dalle difficoltà, ma dobbiamo affrontare tutti i giorni quello che la vita ci propone da sobri, perché è così che si diventa uomini. Quindi vi ricordo Druk su Apple TV, film che ci siamo gustati proprio alla perfezione. E adesso ci abbiniamo una bella birra. La birra che ho deciso di abbinare al film Druk è la Hops Bound del birrificio Radical Brewery della provincia di Lucca. La Hops Bound è una Double IPA. E le Double IPA sono birre nate abbastanza di recente, siamo nella seconda metà degli anni 90, un po' come il Dogma, e sono una versione più alcolica delle ale luppolate di origini anglosassone. Ho scelto questa birra perché rendere più alcolica una birra che invece è nata per essere
intorno ai 4-5 gradi, mi fa un po' pensare a quelli che sono i limiti che non sappiamo bene quando e come oltrepassare. La Double IPA è una birra profumata al naso, molto luppolata, e quindi ti investe di questi sentori di agrumi e frutta tropicale, e in bocca, oltre a un certo sentore di alcol, perché siamo sugli 8 gradi, c'è un buon amaro di resina. È una birra per bevitori di un certo livello. Ancora un ringraziamento per lo sponsor di questo episodio, il Beer Shop Online 1001 Birre. Andate sul sito di 1001, scegliete le birre che vi piacciono e inserite il codice BARLEY1001 per uno sconto immediato del 5%. Dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.